La Puglia, il Salento e la città di Castro saranno sotto i riflettori del mondo delle ruote grasse domenica 23 ottobre per la quinta edizione della Castro Legend Cup. Quest'anno la gara salentina propone anche una nuova sfida, la X Legend, la finalissima tra i trofei italiani. A parlarci di Castro Legend e di questa importante novità ho il piacere di avere ospite Giuseppe Maggiore del Ciclo Club Spongano, organizzatore dell'evento. Grazie a te Carlo, grazie ad Alcamedia per questa opportunità che ci state dando. Allora, come hai detto, quest'anno ospiteremo la quinta edizione della Castro Legend Cup, ma quest'anno sarà in versione X Legend d'Italia. Il percorso è grosso modo quello delle altre edizioni. E si parte da Castro, attraversando tutta la sentieristica del Parco Naturale Regionale Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Siamo praticamente nella parte più a est d'Italia, dove la nostra penisola è distante pochissimi chilometri dai monti, dai Balcani, dall'Albania. Possiamo dire in un certo senso, che siamo più vicini alla costa albanese che rispetto a tutto il resto d'Italia. Però è un punto molto, molto bello, una scogliera che è a picco sul mare, e con tratturi e rilevanze storiche e naturalistiche degne di nota. Non a caso è stato istituito un parco regionale. Allora, dicevamo che il tracciato a partenza dal porto di Castro, partiremo proprio a 0 metri sul livello del mare, ed è un po' il simbolo della manifestazione, perché Castro viene ricordata, voglio dire, famosa per essere stata l'approdo di Enea. E anche qui abbiamo voluto scegliere la dea Atena come simbolo del nostro evento, appunto Castro Legend Cup. Abbiamo dato anche il nome Castro Legend Cup per rispolverare anche e dare un senso alla storia e alla cultura del nostro territorio. E dicevamo che la partenza dal porto di Castro, e si sale fino al punto più alto, denominato proprio Monte Mattia. Da qui, tramite la sentieristica del Parco Trantoleuca, si giungerà a Santa Cesarea Terme e si faranno tratturi e strade sterrate. Una volta a Santa Cesarea, si arriverà poi a Porto Badisco, in località proprio Otranto, e si procederà poi verso Orte, che sarà il punto più lontano del tracciato di gara. Dopodiché giungeremo a Punta Palagia, dicevamo il punto più a est d'Italia. Dopo Punta Palagia proseguiamo sulla scogliera, giungiamo di nuovo a Porto Badisco, e così riprenderemo il tracciato di gara che ritornerà a Castro. Diciamo che il nostro percorso non ha grossi dislivelli. Sì, sono 70, il marathon è a 73 km, 1000 metri di dislivello, ma non troverete qui diciamo salite di 10-15 km, ma troverete dei muri, dei veri e propri muri, e soprattutto tanti single track pietrosi. È un tracciato tutto da guidare, un tracciato molto tecnico, e sicuramente non troverete questo tipo di difficoltà, ed è anche per questo molto bello, perché comunque non ti fa mai prendere fiato, devi essere sempre sul pezzo e non distrarti, e lavorare molto di tecnica e di manubrio, di manico, diciamo. Parliamo ora di X Legend, la grande novità dell'edizione 2022 della Castro Legend, la sfida delle sfide tra tutti o quasi i circuiti italiani. Ho chiesto a tutti gli organizzatori dei trofei Marathon e Gran Fondo d'Italia
di voler accettare questa sfida. E ho avuto, diciamo, un bellissimo riscontro. Siamo arrivati ad oggi ad avere 14 trofei e siamo riusciti a coinvolgere tutte le regioni italiane. Quindi in ogni regione d'Italia c'è minimo un trofeo che viene corso ed è bellissimo. Assolutamente sì, siamo circa a metà stagione, agonistica, le classifiche anche dei circuiti si stanno pian pianino formando. Qual è la situazione adesso di classifica? Allora, ci sono sul nostro sito internet, abbiamo ideato un sito internet che si chiama appunto www.castrolegendcup.it, dove in un menu a tendina appunto classifiche, abbiamo una pagina interamente dedicata alle classifiche provvisorie di tutti i circuiti. E quindi il biker che sta ad esempio seguendo un determinato circuito potrà vedere la sua posizione in classifica e potrà vedere i nominativi e le squadre in classifica in altri circuiti. E quindi di volta in volta, diciamo, ogni volta che viene disputata una gara in un trofeo, andiamo ad aggiornare queste classifiche provvisorie. Per rendere ancora più accesa la sfida. Possono accedere alla sfida i primi 5 di tutte le categorie amatoriali e agonistiche. Quindi sul sito www.castrolegendcup.it, nella sezione classifiche, si possono trovare tutte le classifiche provvisorie di tutti i circuiti che hanno aderito alla X-Legend. E le categorie, diciamo, non sono accorpate e sono rappresentate tutte, dall'Elite Woman Sport, quindi Woman 1, 2 e 3, agli Elite Master Sport, ai Master 1, 2 e 3, fino ai Master 8, agli Juniores, Juniores Master Sport e così anche alle categorie agonistiche, sia maschili che femminili. Parteciperanno, come dicevo, i primi 5 di queste categorie, ma se un atleta è finalista in più circuiti, deve scegliere con quale circuito dovrà correre. Tra l'altro, i circuiti daranno la possibilità ai loro finalisti di partecipare con una maglia da leader, quindi potranno decidere di indossare la maglia da leader. E comunque noi consegneremo ai primi 5 una fascia di identificazione del trofeo di appartenenza e faremo così questa sfida dove i singoli atleti si guarderanno, si conosceranno e sapranno con chi sfidarsi. E diciamo, viene abbandonato il discorso un po' della squadra. E viene preso in considerazione invece il discorso di gareggiare per il proprio trofeo. E questa è la sfida. Certamente, quindi un'occasione, diciamo, unica per i leader dei vari circuiti italiani per trovarsi proprio a Castro il 23 ottobre prossimo e partecipare a questa finalissima, chiamiamolo così, il trofeo dei trofei, la maglia delle maglie. Giuseppe, un'ultima cosa, le iscrizioni alla Castro Legend sono imminenti, a breve si apriranno proprio le iscrizioni, giusto? Sì, le iscrizioni apriranno questo fine settimana, quindi a partire da venerdì apriremo le iscrizioni a un costo veramente vantaggioso. E la gara, la nostra manifestazione, il nostro evento è comunque abbinato ad altri eventi. Siamo abbinati con la Marathon di Floresta che diciamo, si disputerà il 3 luglio. E siamo anche diciamo, in combinata con la Capolivery Legend Cup per un finale di stagione di Super Legend, chiamiamolo così.
Giuseppe, grazie per essere stato con noi oggi. L'appuntamento quindi è per il 23 ottobre a Castro per la Castro Legend Cup e per conquistare anche la maglia di X Legend d'Italia. Ci sentiamo presto perché vi terremo aggiornati su questa iniziativa. Intanto andate sul sito della Castro Legend Cup perché le iscrizioni apriranno presto.